Eccoci quindi qui ragazzi, allora, benvenuti dai due marchesi rosso-blu, oggi più splendenti che mai. Tutti con nero. Tanti, beh, più o meno, infatti. Comunque, come vedete, stiamo continuando a caricare video uno di seguito all'altro con argomenti sempre freschi, sempre nuovi. Oggi pomeriggio, anzi per voi diciamo ieri pomeriggio, ci sono stati i sorteggi dei calendari, quindi il Gubbio è finito nel girone B. Nel girone B. Vabbè, queste sono cose nostre personali. Comunque, un girone, si può dire tutto sommato, soddisfacente. Sì, non, allora, noi pensavamo che fosse stato molto più difficile, invece a sorpresa le Lombarde non faranno parte del girone B, quindi questa è già una notizia. Sì, comunque squadre come Albino Leffa, ad esempio, che abbiamo sempre incontrato nel nostro girone, sono andate nel girone A, Monza. E noi invece nel girone B, Monza, eccetera, eccetera. Si può dire che sì, la prima impressione che abbiamo avuto è che si tratta di un girone equilibrato, nel senso che non c'è quella squadra che sia a livello di carisma che a livello tecnico ti fa pensare questa vince sicuro. Ovviamente esatto. Ci sono quelle un po' più e un po' meno, però sembra comunque... È equilibrato, perché comunque sia le squadre col nome sono tutte neopromosse dalla Serie D, quindi l'unica squadra che è il Padova, che è retrocessa dalla Serie B, che è quella che può avere... pretese più chance per più tornare chance su. Subito, però il resto non vedo tutti questi esatto, comunque Piacenza, ecco, il limite del Piacenza quest'anno a sorpresa, quindi quella è una squadra che può certo. In qualche modo dire la sua. Sì, esatto, comunque da adesso vi faremo vedere, comunque vi diremo tutte le squadre che sono presenti e daremo un giudizio veloce su tutto il girone. Comunque, per fare un attimo un paragone con il girone C, sul girone C ci sono squadre come Avellino, Bari, Catania, Catanzaro, Casertana, Regina, Teramo, Ternana, comunque sono squadre di un certo appeal che hanno avuto una storia, ecco. Esatto. Infatti, secondo me quest'anno forse il girone più difficile può essere quello del sud. Sì, secondo me in assoluto è così. Il girone A con Novara, Monza, Como, Alessandria, sì, è un bel girone, però anche questo è abbastanza equilibrato. Diciamo che A e B sono simili. Sono simili, invece il C per me è il più difficile di tutti e da una parte sono contento di non essere stato inserito. C'è andata la Ternana, quest'anno non ci sarà il derby umbro, quest'anno. E abbiamo... Sì, è stata quella, diciamo, la notizia che è venuta fuori da questi sorteggi, però sì. Frega il giusto. E intanto possiamo elencare le squadre del nostro girone, no? Prego, partiamo con subito. Arzignano Valchiampo, Carpi, Cesena, Alma Juventus Fano, ripescata, Feralpi Salò, Fermana, Gubbio Imolese, Modena, Padova, Piacenza, Ravenna, Reggio Audace, che sarebbe la reggiana. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, sottolineo il fatto che ci sia il Modena perché è la squadra che tifa il mio amico Alfreds della Lazio, quindi sono contento perché almeno potrà venire anche lui ad assistere a questo big match, diciamo. Esatto. Poi Rimini, San Benedettese, Sud Tirol, Triestina, Lane Rossi, Vicenza, Vecom Verona, ripescata e Vispesaro. Un buon girone. Trasferte vicinissime. La San Benedettese non ce la togliamo di mezzo. Cioè, ogni anno ce la ritroviamo, ogni anno prendiamo pene in faccia. E infatti, secondo me, era molto. Cioè, forse si è voluto vedere una cosa tipicamente. Ma nemmeno, perché la cosa, secondo me, più ovvia era, visto che la San Benedettese è più a sud di Terni, mettere la Samb mettere nel girone Terni. C. Sì, mettere la Ternana nel girone B, però non sì, so come hanno io a dirti la verità non so neanche bene come decidono i sorteggi, perché comunque ci sono squadre che non fanno parte del nord però ci stanno, che non fanno parte del sud ma ci stanno, sono parte un po' a cazzo, ecco, un po' che doveva essere girone A le Veneto, Lombardia, girone B Toscana, Umbria, Lazio e Marche, girone C il sud. Certo, comunque tornando sul discorso del girone, io penso sostanzialmente una cosa, è vero che la squadra del Gubbio sta ancora crescendo, quindi deve essere ancora formata in tutto e per tutto, però considerando comunque la strada che stiamo intraprendendo e gli avversari che comunque ci incontreremo, l'obiettivo, il playoff che arriva fino al decimo posto non è impossibile. No, assolutamente. Comunque... Poi siamo molto più avanti rispetto alle altre squadre, perché noi già per lo 70-80% la squadra è fatta. Sì, comunque quello è importante, programmare subito e far crescere i giocatori e... farli giocare bene insieme, costruire un po' un bel gruppo collaudato. È altresì vero però che gli acquisti in ogni caso devono essere fatti con criterio, nel senso che comunque devono essere presi giocatori adatti esatto. Alle idee del mister, cosa sì. Che finora sta accadendo. Poi anche... speriamo che possa faremo anche dei video inerenti al mercato, che usciranno ovviamente in questi giorni. Poi il 24 lo farò io perché questo tizio sta in vacanza, non può neanche... Ti manderò un video finale sicuramente. Sì, una clip, faremo il video ovviamente speciale su Roma Gubbio. Evento
Sapete per che noi io, epocale. sapete che io ovviamente ho un tifo personale per la Roma, Vabbè, ma è un discorso a parte. è normale. Ma comunque, tornando sul discorso del girone, è un girone secondo me molto equilibrato. L'abbiamo detto tante volte, però mi sembra giusto rimarcarlo perché comunque ci fa capire che non partiamo per salvarci di principio, ma abbiamo tutte le carte in regola comunque Far per bene, poter far sì. bene. Guarda, tra queste le squadre che Ecco, forse... te lo volevo proprio fare questa domanda. Secondo te quali sono le favorite per poter, non dico arrivare Salire dirette, dirette? però arrivare, che ne so, tra le Ok. prime 3 o 4? Ti dico Piccolo pronostico. subito Piacenza. Piacenza. E Piacenza. Vicenza. Piacenza-Vicenza, Feralpi-Salò assolutamente, e forse Tornando. Padova. Le prime quattro credo che siano queste, secondo me, Sì, almeno a ad livello di oggi. idea, però le squadre appunto devono essere ancora Il Gubbio lo costruite. vedo per me, sperando in cuor mio. Allora, da tifoso, ovviamente spero primo, ovviamente, Beh, quello è però se ovvio. devo ragionare in base al mercato come ci Irrealistica. stiamo muovendo, in base ai giocatori che abbiamo preso, per me da primi 10 assolutamente sì. Sì, esatto, cioè, senza ovviamente dire per forza ottavo, nono, cioè, Tra le prime comunque, 10. sì, l'importante è arrivarci, dopo è normale che è un percorso lungo quello dei playoff, però Basta intanto contare ci come l'anno arrivi. scorso, no? No, è come 2 anni Due fa, anni. Mamma guarda. mia, basta, vi prego, basta. Speriamo Fateci solo di... divertire. Un anno, fateci divertire in anno, vi Esatto, cioè prego. io allora adesso non Cioè. pretendo che le dobbiamo vincere tutte, però Però preferisco, che ne vinciamole so, fare... tutte. Se, io ti dico la verità, indipendentemente dal fatto che si fanno più punti, io preferisco vedere su 6 partite 3 vittorie, 3 Che sconfitte, sei perché pareggi. 6 pareggi. È vero, ovviamente ci prendi più punti, però anche solo per una questione di spettacolo. Noi l'anno scorso ci sono state, avremmo fatto 5, Con 6, sette gol 6, 6, 7, Palestina? 7. Ma a parte quella, cioè quella, però quella è stata emozionante. Ci sono state Per 5-6 loro. partite che sono finite tutte 0-0, 0-0, 0-0. Cioè, mi ricordo delle recensioni, poche emozioni, niente emozioni, poche emozioni. Che tristezza, che palle. Vogliamo vedere un po' di calcio, ecco. Non dico di arrivare primi, un po' di calcio. Però almeno secondi. Sta contenta di poco. Comunque, Prime ragazzi, 10 va allora, va benissimo. benissimo così. Scriveteci qua sotto nei commenti cosa ne pensate degli sorteggi del girone del Gubbio. Iscrivetevi al canale, mi Al raccomando. canale. Al canale, al canale, al canale. Ci vediamo domani per un nuovo video di calciomercato. Non diciamo nulla, vi diciamo soltanto di che argomento è. Un saluto, sempre comunque, forza Gubbio. E un Uno, saluto. due, Forza Gubbio. uguale. Ciao ragazzi. Ciao. Vabbè, Lo so.